Un trucchetto per scoppiare i palloncini senza fare rumore è questo. Quindi prendere l'estremità e con la forbice lo tagli. Oppure sì, non si deve tagliare per forza tutto, come abbiamo fatto qui. Però è questo qua il modo. Molto semplice, lo rifacciamo vedere. E adesso scoppiamo queste qua. Abbiamo fatto per il compleanno di mia figlia questa ghirlanda qua di palloncini e quindi è la stessa cosa. Ok, quindi prendiamo il palloncino sempre in questo modo e anche qua si staccano, quindi perfetto. Quindi anche in questo modo è molto semplice e si fa davvero veloce senza nessun rumore, che comunque, cioè, sinceramente a me non mi piacciono se mi vedono nervosa. Quindi facendo in questo modo è davvero il top. Poi anche con i bambini è perfetto, così non prendono paura per niente. Grazie di aver seguito il video, spero che siamo stati utili. Buona giornata a tutti!